Hola ragazze, come state? Spero voi bene. Io comunque continuo con questo calo della mia voce, ma comunque non badateci. Concentriamoci direttamente su questa nuova collaborazione. Questa volta vi parlerò dell'erboristeria Bottega delle Erbe e del sale di Cervia. Allora, io solitamente non ho avuto molte esperienze con le erboristerie, però sono contenta di aver avuto questa opportunità perché i prodotti che fra poco vi presenterò sono veramente molto interessanti e molto particolari. Quindi io inizierei subito con i prodotti che ho ricevuto. Allora, io inizierei con un prodotto che mi ha molto incuriosita, però all'inizio ero un po', diciamo, preoccupata perché io comunque avendo la pelle sensibile, questo prodotto avrebbe potuto avere qualche reazione un po' troppo aggressiva sulla mia pelle. Questo è il prodotto. È una maschera viso corpo con acqua madre purificante, riequilibrante, cutanea. Eccola qui. Questa maschera. Io comunque l'ho utilizzata per il viso, perché comunque in modo tale ovviamente il corpo è più grande, quindi ci vuole più prodotto, preferisco utilizzarla solo per il viso. Già ho iniziato ad utilizzarla. La crema si presenta alla maschera in questo modo, il colore è grigio, perché comunque è una maschera all'argilla, ovviamente salina, quindi il colore ci sta. E vi dicevo, questo prodotto all'inizio un po' mi spaventava perché comunque l'argilla salina, comunque il sale, non so quale reazione avrebbe potuto avere sulla mia pelle. Però vi dico la verità, io ovviamente un leggerissimo pizzicore, un piccolo piccolo bruciore si sente, però l'importante è che non sia troppo forte, che quindi non vi provochi proprio degli arrossamenti proprio evidenti, poi perché comunque questa maschera bisogna comunque averla minimo 15 minuti. Infatti non ho oltrepassato i 15 minuti perché ho preferito comunque non esagerare. Però veramente una volta che voi togliete questa maschera con dell'acqua tiepida, veramente la pelle sembra rinata, veramente stupenda. Un effetto proprio che io proprio mi sono accarezzata la pelle per tanto tempo perché neanche io riuscivo a crederci. Quindi veramente, veramente consigliate questo prodotto. Poi vi voglio mostrare, qui ovviamente parliamo di campioncini, quindi diciamo che l'erboristeria mi avrà voluto inviare qualche campioncino in modo tale che io comunque potessi conoscere meglio la tipologia dei prodotti che loro comunque producono, quindi non vi posso dare una mia opinione proprio totale, perché comunque sono campioncini. Ho ricevuto un campioncino di crema mani all'argilla salina, che si presenta così, è come la maschera, quindi ha questo colore grigiastro. L'odore sa diciamo, di sale, però anche un po', non so perché, mi ricordo il limone, non so perché, cosa c'entri, però. Ed è una crema che veramente rende, oddio, rende lisce le mani. Anche questa piccola noce di prodotto comunque mi ha concesso di provare il prodotto in sé. Quindi ho ricevuto questo. Poi ho ricevuto un gel salino riequilibrante cutaneo, questo si presenta in questo modo, ha questo, oddio, stava cascando, ha questo colore giallastro, il profumo è molto 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 labile, quindi non ha nessun profumo in particolare e quindi non vi saprei dire di cosa sappia. Però è un po' oleoso al tatto, però comunque vi ho detto, i prodotti hanno comunque quella capacità di rendere la vostra pelle liscia, quindi questa cosa mi piace moltissimo, perché anche attraverso un campioncino comunque uno si rende conto veramente dell'efficacia di questi prodotti. Poi ho ricevuto una crema viso con acqua madre salina. Allora, la crema viso
A me, diciamo, non è, per il mio tipo di viso non è molto gradita, nel senso che comunque rende, ma appesantisce molto la mia pelle, perché non riesco comunque ad assorbirla bene e quindi mi rimane quella sensazione un po' oleosa. Infatti questa crema penso che la darò sicuramente a mia mamma, che comunque è più grande di me, quindi ha una pelle più matura e sicuramente a lei questa crema gioverà. Poi ho ricevuto una crema corpo all'argilla salina con arancio, olio di arancio comunque, deve essere, questa è grigia, come potete vedere. Il profumo non è molto evidente, però si sente qualcosina, ricorda qualcosina dell'arancio. Poi, questo è l'ultimo campioncino formato mini mini. Ho ricevuto un fluido mare per i nesetismi della cellulite. Questo qua, ragazzi, sinceramente non l'ho neanche, diciamo, provato per nulla, perché comunque è proprio un campioncino piccolissimo. Cioè, non come potrei descrivervi le proprietà, perché non lo potrei neanche utilizzare, perché gli nesetismi della cellulite sono molto tosti, veramente ci vogliono quintali di creme per la cellulite, quindi direi anche no. Poi ho ricevuto uno shampoo doccia con acqua madre salina per lavaggi frequenti corpo e capelli. E questo qua anche sono curiosa di provarlo, perché come vi ho detto i campioncini io li utilizzo principalmente quando sono fuori casa, quindi lo proveremo. Poi ho ricevuto un sapone naturale con sale, e questo qua lo devo, sono molto curiosa di provarlo, perché c'è scritto che è indicato anche per pelli delicate e sensibili. Io ho una pelle delicata e sensibile, però visto che c'è il sale come ingrediente, spero che non sia troppo aggressivo per la mia pelle. Quindi questo molto molto gradito. Comunque io adoro i saponi, questi così piccini piccini, piccini picciò. E poi in ultimo ho ricevuto un sapone naturale con argilla salina e zolfo. Quindi qua c'è anche lo zolfo ed è indicato per pelli grasse e impure. E questo qua potrebbe essere un valido aiuto nel periodo estivo, perché comunque con l'estate intendo a sudare molto e quindi il mio viso veramente diventa molto molto oleoso, brutto brutto brutto, sembra proprio che io che coli dell'olio dal mio viso benissimo, e quindi questo qua potrebbe un poco rinfrescarmi e un po', diciamo, ripulire dalle impurità del mio viso, della mia pelle. Quindi ragazzi, questi sono tutti i prodottini che io ho ricevuto e che comunque non vedo l'ora di provare. Alcuni già mi sono trovata bene, come quindi la maschera che io già consiglio. Ovviamente i campioncini piccoli darò una considerazione superficiale, perché ovviamente sono veramente piccolissime dosi di prodotto, quindi non posso darvi comunque una recensione superficiale. I saponcini sono veramente felicissima di provarli, perché anche se comunque alcune volte a noi capita di ricevere dei prodotti che un po', diciamo, ci spaventano, diciamo, l'emozione, la cosa bella sta proprio nel provarli, nell'andare oltre l'ignoto e, diciamo, provare, avere coraggio. Quindi io sono felice di aver ricevuto questi prodotti. Ringrazio ancora l'erboristeria Bottega delle Erbe e del Sale di Cervia, e vi lascio tutte le informazioni come al solito nell'info box. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, se non vi è piaciuto lasciate un dislike, cioè a me fa piacere lo stesso, l'importante è che comunque avete visto il video e che comunque io abbia provato comunque a tenervi compagnia. Quindi ragazze, io vi mando un grande bacio, mi scuso ancora per la voce, spero che torni presto, veramente mi curerò, cercherò di fare l'impossibile per tornare con la mia voce squillante. Vi mando un grande bacione, ci vediamo alla prossima, ciao!